Benvenuti in questo nuovissimo video. Allora, oggi siamo qua in un video veramente molto particolare. Oggi infatti sono usciti i nuovissimi iMac, gli iMac 2021 con il processore M1, che tra l'altro è lo stesso processore che ho nel mio MacBook Air, che è un computer veramente incredibile che ho qui, perché comunque riesco a montarci tranquillamente in 5K 60 fps senza problemi, riesco a crearci intro in 3D e tantissime altre cose che non sarei riuscito con un altro Mac, un Mac magari quello che avevo prima. Detto questo, parliamo un attimo dei nuovi Mac. Questi nuovi Mac sono pazzeschi. Allora, come avete visto all'inizio del video, sono bellissimi e in video però credo non renda. Allora, quando sono andato sul sito della Apple, anzi ci vado qua che ora vi faccio vedere. Sul sito della Apple, qui ci sono i nuovi iMac. Eccoli qui, i nuovi iMac. E sono, come vedete, vi potrebbero sembrare brutti all'inizio. Vi potrebbero sembrare brutti perché sono magari troppo, non lo so, vi potrebbero sembrare brutti. In realtà, a parte che hanno uno schermo in 4.5K e hanno un audio Dolby Atmos e 4 porte USB-C Thunderbolt 3 e 2 Thunderbolt 3. Fatto sta, veramente è potentissimo, ha una webcam in Full HD, la prima volta nella storia che Apple mette una webcam di questo calibro in un computer desktop per la casa. Poi viene in 7 sgargianti colori che sono bellissimi. Abbiamo allora il verde, che è molto bello, il giallo, che è tipo un giallo canarino, però bello anche questo, anche se secondo me è più per a cui piace il giallo. L'arancione, bello, rosso, che in realtà sarebbe un rosa, perché dietro è rosso, davanti è rosa, viola, blu e argento, che è quello che preferisco. Ma questi colori sono veramente bellissimi e quando li ho visti all'inizio dal sito Apple non è che mi sono tanto piaciuti. Visti dal video che avete visto adesso, si vede chiaramente meglio, sono bellissimi. Hanno queste cornici bianche che a me all'inizio piace, cioè a me piacciono sempre le cornici bianche. Però non mi piaceva il design in generale, diciamo, perché non aveva il logo Apple davanti. Però veramente sono bellissimi. Dovete vederli dal vivo in negozio, farvici un'idea, perché sono veramente belli. Tra l'altro hanno la stessa potenza del mio MacBook Air, tale e quale è il modello di partenza. E il mio Air l'ho pagato 500 euro di meno perché parte da di meno, insomma. E quindi io ho la stessa potenza di un iMac ultimo uscito con il mio MacBook Air, pagato di meno, e io veramente lo amo. Allora, intanto vi faccio vedere una cosa. Allora, questo è il mio MacBook Air, che ormai dal day one, che si stacca, non vorrei fare danni, che si stacca così, è veramente un ottimo adattatore perché lo potete tranquillamente portare in giro e avete un SD, una micro SD, due USB e due Thunderbolt, con anche la porta per la ricarica. Quindi tutto con una porta potete fare tranquillamente qualsiasi cosa. E ve la consiglio, è della Sitcom, l'ho presa a MediaWorld e ve la consiglio veramente. Poi se volete mi lascio il link di Amazon, perché comunque sì, diciamo è la stessa colorazione del Mac, è veramente ottimo. Allora, dopodiché volevo parlarvi di una novità. Allora, scusate che ho fatto un'assenza veramente molto lunga. Volevo parlarvi un attimo. Ora ve lo sposto qua, ve lo sposto un attimo qua il Mac,
Come avete visto all'inizio video, è uscita la nuova intro, come l'ho pubblicata anche questo YouTube, la intro versione completa in 5K. Vi faccio un attimo vedere. Questo video è in 5K. Ed è la intro veramente... Bene ragazzi, scusate, ho avuto un problema tecnico. Allora, dicevo, ho un problema sulla fotocamera di tutti i miei dispositivi Apple. Quindi non è un problema hardware, è un problema software, quindi che si può risolvere. Allora, che problema c'ho? L'ho notato sia sul mio iPad 2020 e sia sul mio iPhone 11 Pro, ma anche su un po' sul Mac. Allora, con i nuovi dispositivi la fotocamera è parecchio diversa, è cambiato un po', diciamo, il tipo di fotocamera, eccetera, perché hanno avuto tipo, hanno messo un algoritmo che migliorava, se si può dire, i video e le foto. Bene, questo algoritmo fa altamente schifo. E che problema ho? Allora, quando per esempio è buio, per esempio non in notte, quando c'è un po' di buio, cosa fa la fotocamera stupida? Alza tantissimo l'ISO, che sarebbe un'unità di luminosità che ti alza la luminosità dell'immagine. E alzando, perché li alza al massimo, non bilancia niente, rovina tantissimo la qualità dell'immagine. E l'ho notato sia sull'iPhone, sia sul Mac e sia sull'iPad. Cioè, non so se notate, ma quando vado a zoomare qua, la fotocamera, quando alza l'ISO, di solito si vedono dei pallini colorati, un po' colorati. Ma in questo caso, sulla fotocamera di questi nuovi dispositivi, questi pallini non sono colorati, ma sono grigi. E questo è il problema che ne viene fuori, uno proprio. Cioè, non so se notate, ma ci sono tutti questi pallini che rovinano l'immagine. Ma non sono solo i pallini il problema. Il problema è che l'immagine risulta... Ecco, ve la faccio vedere con un altro esempio. Vediamo un po'. Ecco. Si viene a perdere un sacco di dettaglio che con il rumore dei vecchi dispositivi non si perdeva. E questo è il problema, perché veramente mi dà un sacco di fastidio, perché rovina, per migliorarla, rovina tantissimo le foto. E questa cosa l'ho notata purtroppo sull'iPhone 11 Pro, pagato un sacco, sulla fotocamera ultra wide. Che cosa succede? Mi fa tutta l'immagine senza dettaglio. Cioè, sembra spalmata l'immagine, manco cioè ripresa. Sembra che ti hanno spalmato l'immagine e il movimento. Il dettaglio a bassa luce è orribile. E non è un problema della fotocamera, perché anche mettiamo il Samsung Galaxy S2, non fa così schifo a fare i video nella notte. Ecco perché il problema è software. Infatti l'iPhone ha un'ottima fotocamera, ma spero che questo problema, che veramente io detesto, si risolva al più presto. Chiamo Apple, chiamo qualcuno che lavora all'Apple, lo mando a qualcuno che lavora all'Apple, non lo so, spero che veramente si risolva. Niente, questo è stato il video, spero vi sia piaciuto. Niente, noi ci vediamo alla prossima con un nuovo video e ciao a tutti!